compito delle religioni aiutare a discernere il bene dal male e metterlo in pratica con le opere, con la preghiera e con la fatica del lavoro interiore. A dire così nella lettera scritta ai fedeli musulmani in vista della festa di Eid al-Fitr, che segna la fine del Ramadan, quest'anno il 10 aprile, è l'arcivescovo, che nel messaggio aggiunge: «Stiamo vivendo tempi difficili, la pace è insidiata da guerre che sentiamo vicine e la violenza si insinua come un tentatore anche nei rapporti più quotidiani e familiari. È nostro compito, e compito delle religioni», sottolinea ancora l'arcivescovo, rivolgendosi ai fedeli e alle circa 150 comunità musulmane presenti sul territorio della diocesi, aiutare a discernere appunto il bene e a metterlo in pratica, per edificare la cultura dell'incontro e della pace, fatta di pazienza, comprensione, passi umili e concreti. Monsignor Delpini inoltre cita l'esortazione di Papa Francesco con l'augurio che le religioni siano albe di pace, semi di rinascita tra devastazioni di morte, echi di dialogo che risuonano instancabilmente, vie di incontro e di riconciliazione, per arrivare là dove i tentativi delle mediazioni ufficiali sembrano non sortire effetti. Fratelli universali, così si esprime ancora Delpini, questo è il compito che come uomini di fede abbiamo dentro la storia, anche qui a Milano, proprio in questo periodo. Sicuramente gli uomini delle religioni devono lavorare ancora molto per diffondere la parola pace. Io proprio dico le stesse parole che l'arcivescovo ha detto, le religioni, è un compito delle religioni aiutare a discernere il bene e a metterlo in pratica con le opere. Secondo me tocca a tutte le regioni, ma a mettere mano, spalla a spalla, per lavorare molto, perché veramente ci manca la pace. Momenti molto difficili sia per la comunità, ma per tutto il mondo. È bello questo essere definiti fratelli universali. Apprezzo le parole dell'arcivescovo, proprio la lettera intitolata Cari fratelli e sorelle musulmane. Credo che è il primo arcivescovo che usa la parola fratelli, sempre, su tutto bello, però gli arcivescovi prima mandavano la lettera con i nostri amici musulmani, ma con cari fratelli veramente si vede che il dialogo, il rispetto, la conoscenza, l'amicizia sta superando tutte queste parole per arrivare alla parola fratelli. Sono momenti difficili, basta l'uccisione delle persone innocenti, basta che vediamo ogni giorno su mass media, sui social, bambini che muoiono, famiglie intere, palazzi, scuole, ospedali addirittura. Veramente siamo arrivati a un momento di follia, di impazzia incredibile, e quindi noi dobbiamo lavorare moltissimo. La mia comunità, la nostra comunità è molto molto preoccupata e non abbiamo altro che pregare per veramente fermare questa guerra.